È una situazione molto complicata e difficile. Io ritengo sostanzialmente che prima di dare dei giudizi in modo prematuro sia comunque indispensabile, dopo quanto è avvenuto nelle ore passate, procedere speditamente sulla strada delle elezioni le più libere possibile, in modo che i cittadini venezuelani possano avere un governo che sia ampiamente riconosciuto. Non attraverso riconoscimenti internazionali spintanei o spontanei, ma attraverso il fatto che sia il popolo venezuelano a decidere. E io credo che tutte le parti, a partire dal nuovo autoproclamato presidente e da Maduro, siano in grado di indirizzarsi verso questo obiettivo.